Grazie Presidente, ringrazio l'assessora Marzano per l'illustrazione e per il lavoro. Questo è un regolamento importante per la città di Roma. Si tratta forse del primo regolamento sull'accesso documentale e il primo regolamento sull'accesso, insomma, agli atti, che raccoglie in modo ordinato, tutte le modalità, di accesso. La Commissione ha fatto un lavoro su questo proprio perché dopo l'approvazione in giunta e la sottoposizione del provvedimento ai municipi, anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, sono arrivate, diciamo, delle discussioni, delle contestazioni circa il fatto che i consiglieri capitolini potessero avere una limitazione, dell'accesso, agli atti. Colleghi, non è assolutamente corrispondente al dato che noi abbiamo del documento, e su questo mi sono permesso di fare anche in modo molto semplice un attimo un paragone tra il regolamento del 2003 e la proposta di regolamento attuale. Come potete vedere, in buona sostanza, è sufficiente, insomma, leggerle i riferimenti dell'accesso e dell'esercizio del mandato dei consiglieri. Di fatto vengono ampiamente confermati all'interno di questa proposta di regolamento. Addirittura un emendamento di commissione che abbiamo sottoposto quindi all'approvazione dell'Assemblea ha aggiunto le parole, anche se potevano risultare pleonastiche, però per rafforzare il ruolo del consigliere, appunto, gli atti e i documenti. Due commi che potevano avere dei dubbi dal punto di vista di limitazioni, interpretazione ed accessibilità, li abbiamo completamente soppressi. Abbiamo proposto, insomma, la soppressione proprio così per dare ulteriormente maggiore opportunità affinché i consiglieri possano liberamente esercitare il loro mandato, per esercitare, insomma, la loro attività di indirizzo e di controllo. Addirittura, e su questo il comma 5 dell'articolo 39 ne parla, e su questo bisogna, insomma, dare atto anche a chi ci ha lavorato. Per le finalità di cui al comma 1, gli amministratori possono avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale, nonché ad altri eventuali applicativi, mediante la creazione di opportuni credenziali di accesso e di adeguati profili autorizzativi. In buona sostanza, con questa norma, con questa ulteriore disposizione, come accade già in altre città, noi consentiamo ai consiglieri capitolini di accedere direttamente alla gestione documentale degli atti, quindi senza dover passare degli uffici. Ci sarà, immagino, quindi un elenco di quelli che sono gli atti, insomma, appunto, che sono accessibili, e all'interno di questi i consiglieri, senza quindi dover fare una complessa, magari, richiesta agli atti, e accesso agli atti, potranno direttamente accedervi. Questa è un'azione di disintermediazione che però va a rafforzare il ruolo dei consiglieri comunali. Quindi, da questo punto di vista, il concetto per cui era stato detto anche nei giorni scorsi di limitazione alla trasparenza assolutamente non c'è, anzi viene rafforzata a livello tecnologico. Anche sull'articolo, nell'altra slide, quella successiva, l'articolo, appunto, nel confronto tra l'articolo 21 e l'articolo 40, abbiamo ulteriormente, anche qui attraverso un emendamento di commissione, e devo dare atto, insomma, della partecipazione. Abbiamo fatto diverse sedute sia da parte degli uffici che dell'opposizione, che insieme abbiamo, appunto, verificato la conformità tra quello che era il precedente regolamento e quello attuale, e quindi siamo andati a rinforzare con un ulteriore emendamento. Quindi, da questo punto di vista, e chiudo su questo punto, insomma, sul confronto, diciamo, dei documenti, possiamo tranquillamente dire che non ci possono essere, a mio avviso, contestazioni circa possibili limitazioni di accesso agli atti da parte dei consiglieri. Ora andiamo sulla parte invece politica, che secondo me è un po' più importante. Da inizio consigliatura io mi sono sempre chiesto
per quale ragione nessun atto di Roma Capitale effettivamente consente la pubblicazione integrale delle proposte di delibera di iniziativa consigliare o da altri atti. Alcune volte in realtà sono stati pubblicati, alcuni atti sono oggetto di pubblicazione. Allora, dopo un lungo confronto in commissione, su questo punto abbiamo presentato un emendamento. Questo è un emendamento che a mio avviso sarà ben accetto da tutti quei comitati, associazioni, organizzazioni di categoria che hanno interesse a conoscere in modo trasparente quella che è la discussione pubblica in quel preciso momento all'interno dell'Assemblea Capitolina, all'interno delle commissioni. Tra l'altro già le sedute delle commissioni sono pubbliche, le sedute dell'Assemblea Capitolina sono pubbliche, le sedute delle commissioni municipali e dei consigli municipali sono pubblici, quindi di fatto già si conoscono perfettamente i temi di interesse e di discussione. È per questo motivo che noi abbiamo tentato, diciamo, di andare oltre. Su questo ringrazio la Commissione che, insomma, ha dato supporto anche alla proposta che abbiamo presentato, che riguarda la possibilità quindi di presentare, di pubblicare dal momento della loro iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Capitolina e dei consigli municipali le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, delle consulte dei consiglieri capitolini, dei consiglieri municipali, dei municipi, anche della giunta, ma solo quella avente natura, diciamo, regolamentare, che sono di fatto delle fonti di carattere normativo, seppur secondarie, ma che hanno tutta la dignità di poter essere oggetto di attenzionamento, ovviamente nei modi e nelle forme previste dal regolamento. Un altro tema importante riguarda il portale Open Data. Come voi sapete, con la realizzazione del nuovo portale istituzionale, Roma Capitale ha uno tra, a mio avviso, i portali più interessanti dei comuni in questo momento, all'interno dei quali potranno da qui nei prossimi anni confluire tutti quei dati. Ovviamente su questo anche le società partecipate dovranno fare un lavoro. E proprio per questo motivo abbiamo quindi presentato questo emendamento di commissione, quindi, insomma, per raccontare l'iter che è avvenuto precedentemente a questo, e quindi non è un emendamento, insomma, presentato come consigliere, proprio per rafforzare l'adozione quindi e la maggiore, diciamo, pubblicazione del più ampio numero e collezione e categorie di dati in formato aperto. Questo per garantire appunto alla cittadinanza la possibilità, ma anche a tutti gli altri soggetti, di poter utilizzare i dati come meglio credono. Questo, Presidente, quindi abbiamo poi presentato un ordine del giorno, questo come consigliere Capitolino e come gruppo del Movimento 5 Stelle, che presenteremo successivamente. Io penso che con questo regolamento noi stiamo effettivamente portando la città di Roma ad un grande passo avanti. Prima di tutto le linee programmatiche, abbiamo approvato in Assemblea Capitolina, che venivano dal programma poi elettorale del Movimento 5 Stelle, prevedevano in modo chiaro e in modo abbastanza netto il fatto che l'amministrazione dovesse garantire appunto la trasparenza dei documenti. Oggi quel regolamento è ancora il regolamento del 2003, come è stato spiegato anche dall'assessora Marzano, che è il regolamento approvato durante la consiliatura Veltroni. Quindi tutte le attività, anche da parte degli uffici, tutte le attività da parte degli assessorati, delle commissioni e dei consigli, oggi sono ricondotte al regolamento della giunta e durante, diciamo, l'insediamento, durante la consigliatura Veltroni. Questo regolamento non è ancora entrato in vigore, entrerà, vediamo ovviamente cosa dirà l'Assemblea, entrerà in vigore ovviamente solo successivamente, quindi l'approvazione, quindi ancora oggi non è entrato, quindi anche gli attacchi che ho sentito un po' predittivi, sembrava quasi di essere nel film Minority Report di Spielberg, dove di fatto si diceva che l'amministrazione sta limitando l'accesso agli atti con un regolamento che però ancora non è entrato in vigore. Quindi detto questo, io credo che questo sia un regolamento che dà finalmente dignità soprattutto alle differenti modalità d'accesso, dà dignità anche al lavoro, e voglio dare atto anche del grande lavoro che è stato fatto da parte del segretariato, da parte del Dipartimento Partecipazione e degli uffici, perché non era facile riuscire a inserire all'interno di un unico regolamento e di farlo coordinare insieme, tutte le modalità di accesso. Quindi è un lavoro, a mio avviso, straordinario che è stato portato avanti per rendere questa amministrazione più trasparente, e quindi, insomma, Presidente, io ritengo che
sia un provvedimento assolutamente da dichiarare non solo in linea con i principi e il programma del Movimento 5 Stelle, ma è un atto che farà bene e fa bene alla città di Roma. Grazie.